la prima importante valida alternativa per il traffico pesante che noi stiamo costruendo ora per far sì che venga snellito il traffico sulla direttiva Guido Rossa lungomare Canepa, che diventerà è già la via principale di collegamento est-ovest che abbiamo in città. Ci sono tante altre iniziative, come sapete, vi preannuncio che c'è un'iniziativa in corso per Cornigliano anche, per far sì che venga snellito l'inserimento della via Guido Rossa nell'attraversamento. Lì dobbiamo rivoluzionare, cioè migliorare, come ieri sera si è formata una coda di circa mezz'ora e la cosa, non voglio dire, per me è problematica, dobbiamo risolverla. Quindi non voglio cambiare discorso, però voglio dire che stiamo lavorando anche lì. Invece diciamo che la parte di uscita dall'autostrada per l'inserimento nella Guido Rossa invece sta andando bene, cioè il giro di Sesti, chiamiamola la grande rotonda di Sesti, chiamiamola così. Quella sta funzionando bene, sono contento. Dobbiamo fare una cosa analoga anche a Cornigliano. Qui diciamo 15, 18, 20, insomma siamo in quell'ottica lì. Io mi sono dato come data il 15 settembre, vorrei poterlo inaugurare il 15, se sarà il 16 vi arrabbierete, ma mi arrabbierò anch'io. Intanto voi sapete che questa strada qui è riservata unicamente al traffico pesante, non ci sarà la possibilità di accedere per il traffico leggero. Questo secondo me è un grosso vantaggio, perché quindi saranno tutte persone esperte, persone che sanno guidare, persone che sanno gestire una situazione che, vedete qui il ponte per adesso sarà soltanto per un senso alternato, e quindi dobbiamo ovviamente far vedere il secondo ponte che vedete qui nella mappa è tratteggiato, e infatti stiamo lavorando proprio per vedere chi e come sarà fatto il secondo ponte, proprio per consentire così i due traffici continui. Gli imprenditori e Ilva e il commissario Laghi e Spinelli e Messina, tutti quelli che avevano delle aree su cui passerà la strada, si sono tutti sacrificati per la città, e questo secondo me è un bel esempio per guardare l'interesse comune e non soltanto l'interesse personale. Rendiamocene conto, perché assieme a questi ovviamente li vorrei citare tutti, ci sono singoli cittadini che mettono a disposizione le seconde case, ad esempio per gli sfollati. Abbiamo una grossa lista di seconde case che vengono, diciamo di case vuote adesso in questo momento, che vengono messe a disposizione degli sfollati. E noi sappiamo che abbiamo circa 1400 container che devono essere trasferiti in un senso o nell'altro est-ovest. Poi questi devono essere distribuiti ovviamente tra le possibilità che abbiamo, cioè Guido Rossa Canepa e questa strada, che si chiama la via Ilva, chiamiamola così. Vorrei che tutti si rendessero conto di quello che ha detto ieri il Presidente, che è fondamentale. Il progetto di demolizione probabilmente è ancora più complesso del progetto di ricostruzione. Quindi la demolizione non sarà una cosa facile, e quindi avremo bisogno di sacrifici, tra virgolette, per la città, che vuol dire che ci saranno delle aree di zona rossa che saranno implementate, altre saranno ridotte, cioè la zona rossa è mobile, nel senso che io, che ne sono responsabile, dovrò cambiarla ogni certo periodo, cerco di fare meno cambiamenti possibile, ma ovviamente la sicurezza in comunità è la priorità numero uno di tutta la città, e ovviamente, anche lo dico in anticipo, cercheremo di trovare il modo per consentire alle persone di poter rientrare in casa e portare via le cose, prima di tutto i mobili in secondo piano. Quindi io ho tre priorità: primo, che si possano portare via le cose; secondo, che si possano portare via anche i mobili; se non ci riusciamo ovviamente compenseremo dal punto di vista economico. Quando più o meno? Non ho la più pallida idea, bisogna vedere soltanto quando vedremo il progetto. Questo cambio in commissione comporterà dei tardi? Non mi riguarda, nel senso che non sono stato io a deciderlo. Ma lei cosa pensa? Comporterà dei tardi a proposito di qualcosa? No, direi di no. Io ho conosciuto ambedue, ho avuto molti contatti con ambedue le persone, che mi sembrano tecnici in gamba, intelligenti e responsabili, quindi di loro ho un'ottima impressione. Che si è fatta di questa cosa? Però. Si è fatta. Di che cosa? Di questo cambio, sono tutte queste polemiche. Ah, non lo so proprio, non ho idea da questo punto di vista, non è il mio lavoro, il mio lavoro è quello di costruire la città. È una strada solo per l'emergenza o anche dopo l'emergenza si potrà utilizzare per i mezzi pesanti? Questa è una buona domanda, non lo so ancora, decideremo quando avremo il ponte nuovo, poi se tenerla o no. A mio cuore dice che probabilmente va tenuta, però voglio dire, vedremo, probabilmente la limiteremo magari soltanto le aziende del posto, che sicuramente ne hanno bisogno, ecco.